Benvenuti amici di YouTube, oggi abbiamo qualcosa di veramente vintage. Oh, benvenuti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Devo ringraziare il mio iscritto che si chiama Antonio Rossi, un grandissimo musicista, poi ecco, magari vi lascio sotto il link di iscrizione per poter capire bene chi è. Appassionatissimo anche lui di sintetizzatori e mi ha voluto far provare questa chicca del 1974. Cioè, questo sintetizzatore praticamente ha quasi 50 anni, ha 48 anni. Stiamo parlando del Mini Korg, sintetizzatore analogico dei primi anni 70. Onestamente, quando l'ho preso in mano, non l'avevo mai provato a questa generazione di sintetizzatori dal vivo, sono rimasto spettinato dalla potenza sonora. Incredibile, ragazzi, cioè veramente. Tant'è vero che comunque Korg ha ripetuto la versione nuova, appunto, aggiungendo delle memorie, aggiungendo il PC Band, aggiungendo dei MIDI, l'USB, insomma altre cose per renderlo più moderno, però la fonte sonora è esattamente quella e sarei curioso di provarlo, quel nuovo, se riesco a trovarlo. E ha fatto veramente bene a replicarlo perché è veramente un grandissimo synth. Questo synth adesso l'abbiamo collegato in mono perché è un monofonico, esce mono, ha uno zoom che poi riesce stereo perché si possono applicare in questo modo anche dei effetti, dei reverberi che lui non ha per dare più spazialità al suono, ma comunque ecco, è una cosa in più che secondo me non serve se vi piace proprio il suono grezzo, finto, analogico, poi con il Cubase potete anche elaborarlo e ottenere veramente grandissime cose. Restate fino alla fine del video perché metterò proprio 30 secondi di demo realizzati solo e esclusivamente con lui e ovviamente con dei sample di batteria, perché questo non ha drum dentro, è semplicemente un sintetizzatore appunto analogico monofonico. E vi voglio far sentire la potenza sonora di questo sintetizzatore. Vi spiego un po' che connessioni ha. Come vedete, due: un'uscita ad alto volume e a basso volume, punto. Non ha altro, non ha MIDI, non ha gate, non ha control, keyboard, voltage, non ha nulla, 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 nulla. Nulla, nulla, non può essere sequenziato con nessun computer, nulla. Perché quando è uscito, primi anni 70, perché prima versione è uscita del 72 addirittura, quindi il progetto sarà sicuramente del 70, quindi erano i primissimi sintetizzatori, non esisteva la computer music, non c'era nulla, c'era soltanto da doverlo suonare. Quindi utilizzare questa macchina oggigiorno è difficile, nel senso perché siamo abituati a suonare un po' a scazzo, tanto poi quantizza il computer, qui no, dovete suonare voi. Anche se poi è possibile anche quantizzare l'audio, però ecco, bisogna suonare abbastanza precisi, ecco, perché se no queste macchine non si usano. Ora vi descrivo questo sintetizzatore. Come vedete, la qualità costruttiva è eccezionale, legno, metallo, insomma, erano veramente solidi come li facevano un tempo. E questo sintetizzatore S, uscito nel 74, a differenza della prima versione, ha due oscillatori. Il secondo oscillatore viene chiamato effetto con questa levetta, si attiva e si disattiva, in quanto è semplicemente una. È un dente di sega. Sentite sotto, rimane sempre il dente di sega alla stessa ottava. E quindi è quello l'effetto, semplicemente. Il resto può essere variato appunto con le altre forme d'onda. Questo è il concetto del secondo oscillatore. Come vedete, hanno messo i comandi tutti qui sotto la tastiera, quindi mi rimaneva un po' scomodo con la telecamera sopra per potervi far vedere. Ma partiamo da qua in cima. Allora, come vi ho spiegato, questo sintetizzatore ha due oscillatori. Uno che, ve la faccio vedere qua, è un'onda di dente di sega fissa, sempre quella, e l'altro oscillatore può essere modificato, variato, infatti ha una forma d'onda a sinusoide, onda quadra, onda dente di sega, e poi ha questi due effetti di chorus che vanno ad agire appunto sulle forme d'onda che danno appunto un effetto di chorus che poi vi farò sentire. Quindi praticamente da qui possiamo accordare l'intera intonazione del nostro sintetizzatore, perché la seconda forma d'onda, il secondo oscillatore, è un'onda quadra,
fissa impostata a 440 Hz di intonazione, ma a meno che noi non diciamo di modificare l'accordatura totale del nostro sintetizzatore. Bene, allora questa è l'accordatura. Qui abbiamo l'accensione power on off, in questo modo molto semplicemente, portamento, depette, la velocità appunto dell'oscillazione appunto della forma d'onda, e questa è la forma di repeat, la velocità di ripetizione di una nota. Non ha un vero e proprio arpeggiatore, ma soltanto una ripetizione di nota. Allora, qui abbiamo l'effetto portamento, dove possiamo decidere il tempo di passaggio da una nota all'altra. Qui abbiamo delay vibrato, il vibrato, e questa è la funzione repeat. Qui possiamo decidere la velocità. Non fa nessun arpeggio con l'accordo, è semplicemente una ripetizione di una nota. Bender è molto interessante in quanto fa un leggero portamento con questa nota. Sustain allungherà sicuramente la nota. Una variabile appunto fissa. Bright rende più brillante il suono. Expande rende ancora più brillante il suono, più graffiante. Regalandomi anche un sviluppo più aperto. Lavora anche sul filtro. Qui abbiamo le forme d'onda che sono sinusoide, quadra, dente di sega, chorus 1, chorus 2. Qui è appunto l'ottava su cui andiamo a lavorare. Come sentite, in questo caso ci sono i due oscillatori aperti col duet. Ecco, disabilitiamo il secondo oscillatore. Questo è l'attacco. Questo è un filtro passa basso, passa alto. E questo è il volume. Qui sopra abbiamo semplicemente come comandi una sustain. La sustain corta o lunga. Funzione travel o vibrato. Qui si accorda il secondo oscillatore perché si possono ottenere questi effetti particolari. Mettiamo un reverbero. Quindi il concetto del secondo oscillatore è proprio questo. Detto questo, ragazzi, è un sintetizzatore estremamente semplice da utilizzare. Quindi adesso vi improvviso qualche cosa per farvi capire un po' la potenza sonora di questa cosa. Ci sono queste modulazioni. È buon ring modulation questo. Qui aggiunge un'onda noise. Ma mi piace, funzione sicuramente più che del singolo oscillatore. Funzione duet, vi faccio vedere, fate delle cose veramente belle. Comunque, ragazzi, il suono è veramente veramente pulito. Vediamo se teniamo un bel basso chiuso.
Andiamo con un'altra squadra. Reverbero. Chorus. Ottimo, secondo me adesso per il lead EDM è veramente pazzesco. Ora un semplicissimo reverbero all sotto, nel senso molto aperto, nulla di più, anzi un'arena reverb qui sotto sullo zoom, nulla di particolare. Disabilito, quindi soltanto un po' di ambiente. Ma se in questo caso su duet andiamo a fare qualche cosa di più pesante, come ad esempio. Decisamente per il lead è fantastico. Io, non c'è qui nessuna cosa che suona così, ragazzi, ve lo dico, è impressionante. Questa è la balance che si sposta o da un oscillatore all'altro, li miscela tutti e due. Togliamo l'effetto. Dopo 48 anni, qualche potenziometro fa un po' i capricci. Andrebbe un attimo rivisto perché anche Antonio ha detto che è rimasto fermo per più di 10 anni, quindi sono io che l'ho riacceso dopo 10 anni per fare questo test. Le onde sono belle marcate, si capiscono. Ragazzi, 1974, questa sonorità è ora,
è un pezzo truzzo EDM di adesso. Ci si fa la techno, ragazzi. Cioè, nel 74, cioè, lo usavano in un altro modo, ovviamente, con il genere che andava allora, però ci si tira fuori di tutto. Cioè, una cosa così, ma 10 anni, la usate, perché questi sono suoni belli, sempre attuali, create sempre cose nuove e in modo estremamente, veramente semplicissimo, cioè veramente due cose tirate fuori di tutto, insomma, ecco, a quelle sonorità lì non si sposta certamente, non potevi farci un pianoforte, insomma, questo è chiaro, però a quelle sonorità di lead di basso che è fantastico. C'è solo il reverbero, lo togliamo. Sembra quasi un Lethal Bass della Yamaha. Bello questo Bright Expander, rendono il suono più cattivo. Probabilmente agiscono sul filtro, eh. Questo sembra veramente un'onda SUV Roland. Se avete sentito questa piccola demo, è fatta proprio con questo, con dei suoni tirati fuori così. Ovviamente non è stato quantizzato, qualche precisione ho dovuto quantizzare un attimo l'audio per essere proprio preciso. E adesso, prima di salutarvi, vi faccio sentire questa piccola demo. Bene ragazzi, io sono rimasto piacevolmente colpito da questo Korg del 1972, mini Korg del 1972, il 700S, ok? Il 700, la prima versione, aveva soltanto, non aveva questo tasto effect, probabilmente aveva un solo oscillatore, però cattivo anche quello. Probabilmente, grazie a Antonio, spenderò dei soldi perché mi prenderò probabilmente la versione. Più avanti, durante il 2023, mi prenderò la versione moderna che hanno fatto con le memorie, con l'USB, con degli effetti, insomma, con il PC Band, perché questo non ha PC Band, non ha modulation, non ha nulla, e quindi è proprio così com'è. Infatti, quando si suona, manca proprio la svisata dei lead, che è un vero peccato, ma siamo nel 72, 10 anni dopo, tranquilli che tireranno fuori poi dei sintetizzatori favolosi. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Cosa dire? Ciao a tutti e ci vediamo presto!